continuiamo con le nostre lezioni sui tetti a padiglione. E questa è una pianta abbastanza complessa. Come realizzare un tetto a padiglione su di una pianta del genere? E allora abbiamo visto che possiamo utilizzare un metodo, detto metodo delle successive bisettrici. E cominceremo a disegnare delle bisettrici per ciascun angolo dell'edificio. Perché disegniamo bisettrici? Perché l'obiettivo è quello di avere un tetto, detto a padiglione, in cui le falde abbiano tutte la stessa pendenza. E allora cominciamo a disegnare queste bisettrici. Linea di costruzione. Per attivare il comando bisettrice digitiamo la lettera B, invio, un clic nello spigolo e un clic sulle due linee che delimitano l'angolo. Poi naturalmente questa bisettrice la possiamo tagliare e spezzare in un punto. Ripetiamo la stessa operazione per tutti gli altri angoli. Ecco, abbiamo disegnato le bisettrici di tutti gli angoli. Ora, come procediamo? Se partiamo dagli angoli più corti, dalle linee di gronda più corte, e qui vediamo che possiamo subito passare alla unione di queste bisettrici per creare le prime falde. Quindi possiamo usare il comando raccorda. Abbiamo creato una falda lì, possiamo creare anche una falda qui. Qui su queste linee più lunghe no, perché andiamo a interferire con altre bisettrici, quindi va fatto un controllo ora geometrico delle varie operazioni. E allora come procediamo? Disegniamoci due segnalini, per esempio un cerchietto e una X. Possiamo attribuire un colore diverso a questi oggetti. Bene. Partiamo da un punto noto, di cuspide noto, come ad esempio questo punto qui, e procederemo a disegnare una serie di bisettrici. Ciascuna bisettrice dovrà poi intersecarsi con la prima bisettrice che incontra nel suo percorso. Si ottiene un nuovo punto di cuspide dal quale partirà una nuova bisettrice che proseguirà nel suo percorso fino a incontrare l'altra bisettrice più vicina e così via. Ma vediamo in pratica. Ci aiutiamo con questi segnalini. Questa prima bisettrice è la bisettrice dell'angolo delimitato da questo lato e da questo lato. E allora sistemiamo su questi due lati questi due cerchietti. Quest'altra bisettrice è la bisettrice dell'angolo formato da questo lato e da questo lato. E anche qui poniamo due cerchietti. Ora attenzione, la bisettrice che andiamo a disegnare partirà da questo punto e sarà la bisettrice di quale angolo? Sarà la bisettrice dell'angolo delimitato da linee sulle quali abbiamo un solo cerchietto e non due. Quindi questi due cerchietti li possiamo eliminare, non ci servono più. I lati dell'angolo che ci serve sono 1 e 2. Ma dove si vanno a incontrare? Possiamo utilizzare il comando raccorda per individuare l'angolo che è questo. E quindi troviamo la bisettrice, disegniamo la bisettrice di quest'angolo. Linea di costruzione, B, invio, clic nel vertice e clic sui lati. Ecco, questa è la bisettrice che cercavamo. Attenzione, seguendo il percorso di questa bisettrice, qual è la prima bisettrice che andiamo a incontrare? È questa.
Quindi andiamo a raccordare questa bisettrice con questa e segneremo, giusto come promemoria, due segnalini su queste due bisettrici appena disegnate. Possiamo ora cancellare le linee che non ci servono più e dunque da questo nuovo punto di cuspide proseguiremo col disegno di un'altra bisettrice, ma di quale angolo? Questa bisettrice è la bisettrice dell'angolo delimitato da questo lato e da questo lato, dove abbiamo i pallini. Quest'altra bisettrice è la bisettrice dell'angolo delimitato da questo lato e da questo lato. Poniamo su questi due lati i pallini. 1 e 2. E allora che cosa abbiamo detto? Dove abbiamo due pallini, il lato sul quale abbiamo due pallini non ci interessa e cancelliamo anche due pallini. Dobbiamo allora disegnare da questo punto la bisettrice dell'angolo delimitato da questo lato col pallino e da quest'altro lato col pallino. Ma dobbiamo determinare l'angolo e allora queste due linee convergono verso destra e le raccordiamo. Ecco, questo è l'angolo. E allora disegniamo la bisettrice. Bene, se noi partiamo da questo punto, noi potremo procedere sempre nello stesso verso. Non procediamo nel verso contrario, ma andando sempre avanti. E qual è la prossima bisettrice che andiamo a individuare? La più vicina è questa, che deve dunque intersecare questa bisettrice, quest'altra bisettrice qui. E allora le raccordiamo semplicemente. 1 e 2. E spostiamo qui i nostri segnalini, giusto come promemoria per ricordare di quali bisettrici stiamo parlando. E cancelliamo le linee che non ci servono più. E stiamo spezzando. Bene, abbiamo ottenuto quest'altro punto di cuspide. Da qui deve partire un'altra bisettrice. Di quale angolo? Allora, questa bisettrice è la bisettrice dell'angolo individuato da questo lato col pallino e da quest'altro lato col pallino. Questa bisettrice è la bisettrice dell'angolo di questo lato, delimitato da questo lato e da questo lato. Poniamo allora anche qui i pallini. Uno qui e uno qui. Bene. Su questa linea abbiamo due pallini che andremo a eliminare. Resta questo lato delimitato da questo pallino e questo lato delimitato da quest'altro pallino. Questi due lati si devono incontrare per formare un angolo. Quindi raccorda. E l'angolo che si forma è questo. Disegniamone la bisettrice. La bisettrice è questa, che parte dunque da questo punto di cuspide. Proseguiamo sempre avanti nel nostro percorso. La successiva bisettrice che andiamo a incontrare è questa. Quindi raccordiamo le due bisettrici, una e due. E tagliamo le linee che non ci servono più. Spostiamo i segnalini, le X, sulle due bisettrici che ci servono ora, che sono una e due. Anche qui ripetiamo lo stesso discorso. Partiremo da questo punto e disegniamo un'altra bisettrice. Dell'angolo formato da quali linee? Allora, questa bisettrice qui è la bisettrice dell'angolo determinato dalle linee contrassegnate da questi due pallini. Quest'altra bisettrice è la bisettrice dell'angolo delimitato da questo lato, sul quale giace un pallino, e da quest'altro lato. Allora, andiamo a sistemare i pallini, utilizziamo il comando copia. Un pallino qui, l'altro pallino qui. Bene, su questa linea abbiamo due pallini, quindi li eliminiamo e individuiamo dunque questo lato e questo lato come lati degli angoli della bisettrice che deve partire da questo punto, ma questi due lati si devono incontrare e allora raccordiamoli, altrimenti non si forma l'angolo. E questo è l'angolo. Bisettrice, un clic nel vertice e due clic sui lati, e questa è l'altra bisettrice.
quindi parte da qui, prosegue e qual è la prima bisettrice che incontra in questo percorso? Questa o questa? Se abbiamo dei dubbi, possiamo provare a prolungare le due bisettrici. Vediamo che la prima che si incontra è questa. Quindi raccorderemo questa bisettrice con questa bisettrice qui. E tagliamo le linee che non ci servono più. Continuiamo nel nostro ragionamento, ma prima portiamo i segnalini a X su queste due bisettrici che ci guideranno per disegnare l'altra bisettrice. E allora, come ragioneremo? Questa prima bisettrice è la bisettrice dell'angolo delimitato da questa linea col pallino e da questa linea col pallino. Quest'altra bisettrice è la bisettrice dell'angolo delimitato da questa linea e da questa linea. Linee sulle quali andiamo dunque a sistemare i nostri pallini. Come al solito c'è una linea con due pallini, i due pallini li andiamo a eliminare. Restano questa linea e questa linea che però si devono incontrare per formare l'angolo. E allora raccordiamo le due linee. L'angolo che si forma è questo. Tracciamo nella bisettrice. Un clic nel vertice e un clic su due lati. E la bisettrice è questa. Questa bisettrice deve incontrare la prima bisettrice che incontra nel suo percorso procedendo sempre in questa direzione verso destra. E la bisettrice che incontriamo è questa. Quindi possiamo raccordare le due linee. Ecco. Tagliando tutto ciò che non ci serve più. I lati che abbiamo prolungato ovviamente li andiamo a tagliare. E allora qui abbiamo un punto di cuspide. Potremmo proseguire con lo stesso procedimento, ma qui abbiamo un altro punto di cuspide, non ce ne sono altri. I due punti vanno semplicemente uniti. Abbiamo così ottenuto il disegno del tetto a padiglione in pianta. Ora potremo porci il problema di come disegnarlo in prospetto. Scegliamo un lato, ad esempio il lato sud, se abbiamo sopra il nord, sotto abbiamo il sud, e quindi disegniamo questa linea di riferimento orizzontale. Dovremo portare giù, proiettare su questa linea, questi spigoli qui, che sono spigoli della linea di gronda, cioè di questo contorno, e dobbiamo portare giù le linee corrispondenti ai vari punti, alle varie cuspidi, ciascuna delle quali avrà un'altezza diversa, perché attenzione, noi chiamiamo queste linee linee di colmo, ma in realtà sono anch'esse dei displuvi, come questo, perché sono degli spigoli convessi, ma non hanno andamento orizzontale, hanno andamento obliquo, come fra un po' vedremo. E allora cambiamo il colore del layer. Potremo fare questa operazione. Da questa cuspide portiamo giù una linea di costruzione. Su questa linea dobbiamo individuare l'altezza di questa cuspide rispetto al piano, al solaio sul quale poggia il tetto. Dobbiamo determinare la pendenza delle falde. Questo disegno della pianta del tetto a padiglione è sempre lo stesso qualunque sia l'inclinazione delle falde. Supponiamo di avere un'inclinazione di 30 gradi. Allora l'inclinazione di 30 gradi noi dobbiamo misurarla nella direzione ortogonale alla linea di gronda. Quindi da questo punto, per esempio, disegniamo una linea che sia perpendicolare alla linea di gronda ed è questa. Abbiamo detto inclinazione della falda a 30 gradi, potremo disegnare una seconda linea sovrapposta a questa prima linea e ruotarla di 30 gradi. Quindi ruota, selezioniamo la linea, questo è il punto intorno al quale ruotare,
in senso anti-orario, quindi scriviamo 30 e questa è la linea che ci interessava. Poi da questo punto disegniamo una linea perpendicolare a questa direzione qui. Quindi raccordiamo queste due linee. Ecco, quello che abbiamo disegnato, questo triangolo rettangolo, è in sostanza la sezione di questa falda dove questo cateto rappresenta il piano del solaio sul quale poggia la falda e questa è proprio la falda in sezione. Questa è la nostra altezza. Potremmo disegnare una circonferenza che abbia il centro qui e il raggio pari all'altezza. Perché facciamo questo? Perché questa circonferenza potremmo portarla giù qui e questo raggio rappresenta proprio l'altezza di questo punto di cuspide. Quindi tagliamo questa linea, eliminiamo la circonferenza. Questa è l'altezza della prima cuspide. Possiamo portare giù anche questo angolo della linea di gronda, unire questo punto con questo punto e abbiamo disegnato in pratica la prima falda e più esattamente questo spigolo qui abbiamo disegnato. Trasferiamo magari questa linea su di un layer di diverso colore, quale può essere questo. Questa linea sul layer principale. Ora dobbiamo proseguire nello stesso modo per tutti gli altri punti di cuspide, ricordando che da ciascun punto di cuspide dobbiamo sempre tracciare una linea perpendicolare alla linea di gronda, che può essere una qualunque linea di gronda, questa, questa o questa, l'altezza sarà sempre la stessa, ma scegliamone una che ci faciliti il disegno. Quindi disegniamo questa linea e ne disegniamo un'altra sopra, un'altra sovrapposta. Questa la ruotiamo di 30 gradi. Ancora in senso antiorario, anzi, questo è in senso orario, quindi scriveremo meno 30 e procediamo nello stesso modo, linea perpendicolare. E allora portiamo questa linea sul punto di cuspide e raccordiamo le due linee. Possiamo disegnare questa circonferenza qui e quindi questo ci consente di individuare l'altezza di questo secondo punto di cuspide che andiamo a proiettare in questo modo. E qui spostiamo la nostra circonferenza. Ecco, abbiamo disegnato in questo modo questo displuvio e quest'altro displuvio, o linea di Coulomb, se vogliamo usare un termine che però è improprio. Proseguiamo allora sempre allo stesso modo. Passiamo alla terza cuspide. Da qui conduciamo una linea perpendicolare rispetto alla linea di gronda più vicina o comunque più comoda, che potrebbe essere questa. Su questa linea disegniamo una seconda linea e la ruotiamo di 30 gradi in senso antiorario, per esempio, quindi positivo. Bene, abbiamo ottenuto questa seconda linea di colmo, impropriamente chiamata linea di colmo, in realtà è anche questo un displuvio. Passiamo a quest'altro punto qui.
E allora, perpendicolare da questo punto di cuspide alla linea di gronda, sovrapponiamo una seconda linea che ruotiamo, ad esempio, in senso orario, quindi meno 30 gradi. Bene, passiamo ora a quest'altra cuspide qui. Quindi da qui una linea perpendicolare ancora alla linea di gronda. Sovrapponiamo una seconda linea che ruotiamo sempre di in senso orario, quindi meno 30. Abbiamo disegnato quest'altro colmo. Resta questa piccola linea di colmo. E allora, da qui linea perpendicolare alla linea di gronda più vicina. Sovrapponiamo una seconda linea che ruotiamo e questa volta ci conviene ruotarla in senso antiorario, che è più comodo per il disegno, quindi scriviamo semplicemente 30. Linea perpendicolare che spostiamo nella cuspide. C'è ora da individuare la quota di quest'altro punto di cuspide. E allora, solito procedimento. Linea perpendicolare alla linea di gronda, scegliamo questa, potrebbe anche essere questa linea di gronda, quest'altra qui non ha importanza. Sovrapposizione di una seconda linea, rotazione di 30 gradi. Ecco, così abbiamo in effetti completato il disegno dell'andamento di queste successive linee di colmo, ma va completato il tetto raccordando questi punti di cuspide con questi angoli della linea di gronda. Allora, cominciamo a portare giù questo punto e raccordiamo questo punto qui con questa cuspide. Abbiamo disegnato in prospetto questa linea che rappresenta questo displuvio, ma c'è da portare giù anche quest'altro angolo della linea di gronda. Questo punto qui dobbiamo unirlo con che cosa? Con questa cuspide, e cioè con questo punto qui, e uniamo. Trasferiamo sull'layer principale questa linea e in prospetto il disegno di questo displuvio. Questa linea e in prospetto il disegno di quest'altro displuvio. Ma c'è quest'altra linea questo non è un displuvio, è un compluvio, perché quest'angolo formato da queste due falde è un angolo concavo e parte dalla linea di gronda, cioè da qui, e arriva a questo punto qui di cuspide. Riportiamolo giù per individuarlo bene. E quindi uniremo questo punto con questo. Abbiamo disegnato in prospetto quest'altra linea, un compluvio. Resta ormai soltanto questa linea qui, e allora portiamo giù l'angolo relativo alla linea di gronda,
dovremmo unire allora semplicemente questo punto qui con la cuspide. Trasferiamo sul layer principale questa linea. Ecco. Possiamo spegnere questi layer e otteniamo il disegno completo della copertura. Questo prospetto sud presenta quattro falde, 1, 2, 3, 4, che sono 1, 2, 3, questa falda appare molto stretta, e la quarta falda. Tutte le altre non si vedono perché stanno dietro. Possiamo anche provare a completare in maniera qualitativa il disegno di questo tetto. Possiamo dare uno spessore al solaio sul quale esso poggia. Naturalmente qui ci saranno degli spigoli. Non scendiamo in dettagli come il disegno delle grondaie, eccetera. Poi ci sarà una linea di terra sulla quale la nostra villetta poggia. Possiamo fare degli offset di queste linee di gronda per individuare gli eventuali muri, anzi no, i muri sottostanti. Abbiamo dato uno spessore arbitrario. Raccordiamo tutte queste linee che disegniamo in maniera del tutto provvisoria. E le proiettiamo giù. Quindi stiamo disegnando gli spigoli corrispondenti alle murature perimetrali della villetta in maniera molto approssimativa. Tagliamo tutte le linee che non ci servono. Potremmo addirittura provare a disegnare delle finestre. Ecco, abbiamo disegnato così questo tetto a padiglione, in pianta, ma anche in prospetto. Abbiamo anche ipotizzato una sottostante villetta in maniera molto approssimativa, ma giusto per dare l'idea di quello che può essere la notevole complessità di un tetto del genere a padiglione su di una pianta molto irregolare. Ci possiamo fermare qui e dunque buon lavoro.